Perdonatemi, ma nel frattempo è arrivata la notizia che Carelli è uscito dal Movimento 5 Stelle. Luca Sappino. È il conte della riforma Bonafede. Quel conte, cioè l'unico conte che conosciamo, capace Righetti. Di tutto, non è certamente il viatico all'inizio. No. Salutami il senatore Righetti, Luca Sappino. Sarà non mi saluti fatto. Nessuno. Mi stavo chiedendo come, secondo lui... Se lo vuoi te lo fermo, eh? No, vabbè, intanto la sai la notizia di Carelli? Sì, perché Emilio Carelli ha appena lasciato il Movimento 5 Stelle per aderire al gruppo misto e alla corrente del il centro popolare, dicendo che il Movimento 5 Stelle ha perso l'anima. Io non ho perso tempo e ho chiesto a Carelli se è disposto a uscire e a venire ai nostri microfoni. Ti darò risposta a breve, spero. Va bene, scusami, ma ha detto che loro hanno perso l'anima e lui andrebbe dove? Perché ha pure invitato gli altri ad andare con lui, ma dove? Cioè, qual è la direzione di Carelli? Lui va nel gruppo misto in componente Centro Popolari Italiani, che potrebbe, dice Carelli, essere la casa accogliente per tutti i colleghi che intendono lasciare il movimento, ma temono di restare isolati. Scusami, mi sono persa, ma è casa accogliente più centrodestra o più centrosinistra? No, è centrodestra. È centrodestra, casa accogliente a destra. È il movimento, diciamo, dei responsabili alla rovescia, visti dalla parte di Conte. Ah, ecco, quelli che... No, vabbè, Roberto, aiutami! Sono quelli che darebbero i numeri al centrodestra contro Conte. Insomma, diciamo che comunque è un passaggio per quella che è stata l'equilibrio politico del governo Conte bis dalla maggioranza all'opposizione. Mettiamola così. Okay, naturalmente in quell'area di centro che a maggior ragione in una fase come questa, cioè di verifica sulla ipotesi di far nascere un nuovo governo, è al tavolo per discutere le condizioni alle quali eventualmente decidere di partecipare. Però diciamo non è un movimento tutto interno alla maggioranza del Conte bis. No, anzi, sarebbe dall'altra parte. No, anzi, esatto. viene specificato, Emilio Carelli è un giornalista di lungo corso e aveva svolto un lavoro prezioso come tessitore, soprattutto nel Conte 1, quando i 5 Stelle erano al governo con la Lega. Infatti precisa, sarà una componente moderata di centrodestra che vuole rappresentare il primo passo verso la costituzione di un nuovo gruppo parlamentare che vorrei in sintonia col Partito Popolare Europeo. Vabbè, tutto a posto. Bassetti, ora, lei quando non ne può più mi dica alt, fermi tutti, sono troppo arrabbiato. No, nel senso che capisco il disagio. No, però le posso dire una